per scrivere è nell'immaginario degli scrittori, perché è stata utilizzata dagli scrittori fino a pochissimo tempo fa ed ha sicuramente un fascino molto maggiore rispetto al computer, rispetto all'iPad e a qualsiasi altro strumento elettronico. Ci disporremo, a seconda dei nostri gusti e del nostro sentire, perché sceglieremo un aspetto, un monumento, il mare, il castello, anche un piccolo particolare, la bandiera che si muove con il vento, la facciata del museo, e proviamo a descriverla nella maniera più efficace.